Entra nel vivo la seconda fase di restauro delle opere d'arte negli spazi esterni alle stazioni Salvator Rosa e Mater Dei della linea 1 metropolitana, interventi che nell'ambito della nuova convenzione tra ANM, Accademia di Belle Arti e Comune di Napoli mirano alla conservazione e valorizzazione del patrimonio di arte pubblica contemporanea delle stazioni dell'arte. Questa mattina presso la stazione Mater Dei, con il vice sindaco Carmine Episcopo e l'assessore al trasporto pubblico Marco Gaudini, la presentazione dei primi due interventi appena conclusi, Sploch di Solluvit e Colonna persa di Ettore Spalletti, e l'avvio delle nuove 5 opere oggetto di restauro. Il recupero, il restauro e la conservazione, la tutela di opere del nostro patrimonio, non solo storico-artistico, ma di opere d'arte contemporanea che si trovano all'interno delle nostre stazioni, che sono appunto stazioni d'arte e che sono state lasciate da tanti artisti alla nostra città e dunque necessitano di una tutela, di una conservazione e soprattutto di una cura. Il restauro dei manufatti è coordinato da Giovanna Cassese dell'Accademia di Belle Arti, alla guida di una squadra di restauratori professionisti, esperti in diagnostica delle cause di degrado e in documentazione fotografica. Si è rinnovata per la quarta volta la convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che è presieduta da Rosita Marchese e diretta da Renato Lori. Io ho il coordinamento scientifico della convenzione e ANM, il Comune di Napoli. Coinvolge non soltanto la scuola di restauro ma anche molte altre scuole dell'Accademia, perché la valorizzazione e la salvaguardia delle opere del contemporaneo prevede la competenza di moltissime discipline ed è un momento fondamentale anche di formazione delle giovani generazioni. Questo è un patrimonio unico, identitario della città che va assolutamente salvaguardato e diventa anche un grande laboratorio di conoscenza, diventa anche un grande laboratorio didattico. La cooperazione istituzionale che caratterizza l'intero progetto di salvaguardia della raccolta di opere d'arte delle stazioni della linea 1 si arricchisce del contributo dell'associazione Friends of Naples, che ha finanziato gli interventi delle due opere a Mater Dei. Già abbiamo inaugurato alla stazione Dante le opere di Alfano e andremo avanti. Le opere, gli autori, gli artisti sono tantissimi, ma soprattutto ciò che è più bello è il fatto che una collettività è tenuta insieme da tante istituzioni ed enti, perché il messaggio dell'arte poi alla fine è questo, cioè unire tutti. Ci auguriamo che è iniziata questa nuova fase che possa sicuramente vedere anche da parte della città un sempre maggiore riconoscimento di un patrimonio identitario così unico in Europa e nel mondo, che rende Napoli una capitale del contemporaneo.